Non tutti i tipi di artrite psoriasica sono uguali. Noi riconosciamo quattro grandi manifestazioni, che sono quelle dell'artrite periferica. Quando diciamo artrite periferica intendiamo quella che colpisce le articolazioni degli arti inferiori o superiori. Nell'artrite psoriasica possono essere interessate anche le interfalangee distali, che sono le ultime articolazioni delle dita, quelle più piccole, che per esempio non sono interessate da altre patologie famose come l'artrite reumatoide. Poi possiamo avere un'artrite assiale. L'artrite assiale invece è quella che interessa le articolazioni del tronco. Parliamo quindi di articolazioni del bacino, della colonna vertebrale, della gabbia toracica. Anche queste sono molto caratteristiche dell'ambito delle spondiloartriti di cui l'artrite psoriasica fa parte. Poi abbiamo le entesiti. Le entesiti sono infiammazioni di una struttura anatomica che comprende i legamenti e i tendini alla loro inserzione all'interno dell'osso. Questa zona si può infiammare creando dolore. L'entesite più famosa forse è la fascite plantare o quella del tendine di Achille alle loro inserzioni al calcagno e possono essere molto dolorose, per esempio quando si cammina su una superficie dura. E poi possiamo avere la dattilite. La dattilite è l'infiammazione e la tumefazione, quindi il gonfiore, di un intero dito. Questo è dovuto ad una flogosi, ad un'infiammazione a carico del tendine flessore. E provoca quello che noi chiamiamo il dito a salsicciotto. Queste quattro manifestazioni, l'artrite periferica, quella assiale, l'entesite e la dattilite, possono presentarsi singole o variamente combinate. Per un'adeguata diagnosi differenziale è importante riferirsi a un centro esperto nel trattamento e nella diagnosi delle malattie reumatiche quanto prima. E per fare questo non bisogna mai ignorare i sintomi. Un sintomo muscoloscheletrico, un dolore articolare, un gonfiore articolare deve essere valutato da personale esperto. Ovviamente le patologie che possono mimare o confondere un'artrite psoriasica sono tante, per esempio altre artriti infiammatorie. L'artrite reumatoide è l'artrite infiammatoria più famosa, forse anche quella più frequente. Ma abbiamo anche altre artriti che possono entrare in diagnosi differenziale, per esempio quella reattiva. L'artrite reattiva è un'artrite che si viene ad instaurare dopo un'infezione, soprattutto un'infezione urogenitale oppure enterica. Poi abbiamo delle artriti che si associano alle malattie infiammatorie croniche intestinali, la rettocolite ulcerosa o il morbo di Crohn, e anche queste debbono essere escluse. E poi abbiamo tutta una serie di patologie che danno dolore articolare, danno dolore muscoloscheletrico, ma non sono artriti infiammatorie. La più famosa è sicuramente la malattia degenerativa principale delle articolazioni, cioè l'artrosi, che può colpire qualunque articolazione, anche le interfalangee distali, che sono spesso colpite durante l'artrite psoriasica. Un'altra patologia che entra in diagnosi differenziale con l'artrite psoriasica, in particolare con le sue manifestazioni entesitiche, è la fibromialgia, che provoca un dolore diffuso muscoloscheletrico, in particolare nelle zone di inserzione dei tendini e dei legamenti. È importante differenziarle, ci vuole esperienza. La fibromialgia non è una patologia infiammatoria, questo ce lo dimostrano anche gli esami diciamo, radiologici ed ecografici che possiamo effettuare sulle zone colpite. E non abbiamo un aumento degli indici di infiammazione come la vessera PCR. La lombalgia è una manifestazione molto frequente nella popolazione e consiste in un dolore nella zona lombare, nella parte più bassa della schiena. A volte questo dolore può irradiarsi anche agli arti inferiori fino ad arrivare al piede, in questo caso la chiamiamo lomboscialgia. Spesso, molto più spesso, è causata da patologie degenerative come un'ernia del disco o una artrosi della colonna vertebrale, ma ogni tanto la lombalgia può essere una manifestazione di spondiloartrite. In questo caso, l'infiammazione è a carico di alcune articolazioni del bacino che si chiamano articolazioni sacroiliache e il dolore, la lombalgia, in questo caso ha delle caratteristiche molto più particolari. Innanzitutto coinvolge persone giovani, sotto i 40 anni, e non migliora con il riposo, ma anzi tende a peggiorare se il paziente rimane fermo e nelle ore notturne. Questa lombalgia
non migliora con il riposo, anzi il paziente può essere svegliato nella seconda parte della notte perché il riposo e l'immobilità peggiorano il dolore. Il paziente poi si sveglierà la mattina, si sentirà rigido e dolorante nella zona lombare e piano piano, nell'arco di mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza, nel riprendere l'attività del vivere quotidiano e quindi nel muovere la colonna, il paziente comincerà a sentire un beneficio fino a volte alla scomparsa del dolore. Il dolore della lombalgia, cosiddetta infiammatoria, può irradiarsi agli arti inferiori, ma solitamente non supera il ginocchio o la parte superiore del polpaccio.